Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la cronaca. Tamponamento tra un tir ed un furgoncino. Muore conducente di quest'ultimo mezzo. L'incidente è accaduto in A1 al chilometro 324 in direzione nord tra San Giovanni Valdarno e Incisa. Per cause da accertare da parte della polizia stradale di Battifolle, i due mezzi si sono tamponati. Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato l'elisoccorso Pegaso, ma visto il decesso del conducente del furgone ha annullato l'intervento. L'uomo, un 47enne residente alla a Terranova Bracciolini, è morto sul colpo. Inutili soccorsi portati dai sanitari ad estrarlo dall'abitacolo distrutto del furgone. I vigili del fuoco in autosole ci sono stati molti disagi per il traffico. E passiamo alla cronaca giudiziaria. È stato il giorno delle difese nella fase preliminare della vicenda Coingas. Sentiamo Luca Fanfani, uno degli avvocati difensori di Alessandro Ghinelli. A difendere il sindaco Alessandro Ghinelli, l'avvocato Luca Fanfani, secondo il quale i reati non si configurano. La discussione per sua natura dell'udienza preliminare è una discussione in cui si dà per scontato i fatti così come li contesta l'accusa e quindi non ci si mette a contestare il fatto. Quello che è stato fatto da parte della difesa è contestare che i fatti così come rappresentati dall'accusa costituiscano reato, rilevino penalmente. E su questo ovviamente sono state spese varie argomentazioni da parte della difesa del sindaco e della difesa degli altri colleghi che ci hanno preceduto. Vi sono tutta una serie di sentenze che da un lato rappresentano che il fatto stesso che si sia pubblici ufficiali non significa che qualsiasi attività commendevole o meno che si ponga in essere costituisca abuso d'ufficio perché sia un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma per esempio vi sono tutta una serie di sentenze che rappresentano che una cosa è l'atto dovere contrario ai doveri d'ufficio, altra cosa è l'atto in occasione dell'ufficio, cioè una condotta magari riprovevole ma posta in essere non nell'esercizio della propria funzione. È evidente che se fosse quest'altro caso non sarebbe rilevante penalmente. Già dalla sentenza sul rito abbreviato richiesto da Sergio Staderini si potrebbe capire come sono stati valutati gli argomenti portati oggi dagli avvocati difensori. E siamo in una situazione un po' particolare in cui il giudice è chiamato a essere un decisore e evidentemente entrerà particolarmente nel merito di tutte quelle argomentazioni che noi gli abbiamo rappresentato e valuterà da par suo se sono fondate o no, fermo restando che noi eventualmente, ove vi dovesse essere un rinvio a giudizio, avremo poi in quella sede la possibilità e di sindacare il merito della vicenda e di valutarne la correttezza di impostazione sotto il profilo giuridico. Rimaniamo su questo tema perché oggi ha parlato anche il difensore di Francesco Macrì, l'avvocato Gaetano Viciconte. Gaetano Viciconte difende il presidente di Estra Francesco Macrì ed è sceso nei particolari anche della nomina di Macrì ad Estra. In difesa di Macrì oggi ho evidenziato sia l'impossibilità di considerare Coingas come un organismo di diritto pubblico e conseguentemente l'impossibilità di configurare l'amministratore unico di Coingas come incaricato di pubblico servizio. Ciò determina evidentemente l'insostenibilità del reato dell'accusa di peculato nei confronti di Staderini, di Macrì e degli altri. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio legato alla nomina di Macrì, ho evidenziato come Estra non possa in alcun modo considerarsi come una società controllata dal Comune di Arezzo sulla base dei parametri previsti dalla legge Severino, che viene contestata proprio nel capo di imputazione, e inoltre con riferimento al secondo profilo dell'abuso d'ufficio, cioè quello della mancata selezione pubblica come se fosse un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione per la nomina dell'amministratore nell'ambito del consiglio di amministrazione di Estra, ho evidenziato come siamo di fronte ad atti politici e gli atti politici, come la giurisprudenza ci insegna, quando non danno luogo ad ipotesi di corruzione o di mercimonio o a situazioni penalmente rilevanti, sono completamente al di fuori dall'ambito di rilevanza penale, così come è avvenuto nel nostro caso.
Su questa linea anche l'altro difensore del sindaco Piero Melani Graverini. Adesso parliamo invece di maturità, cambiamo argomento. Al via domani per oltre 3.000 studenti la prova dell'esame di maturità più light in quanto senza scritto, ma per questo non meno difficile. Il conto alla rovescia è iniziato. Il 16 giugno alle 8.30 sarà il primo giorno in cui si svolgerà l'esame di maturità. In Toscana sono 30.000 gli studenti che dovranno affrontare la prova. In provincia di Arezzo 3.046, ai quali si aggiungono 59 privatisti. In tutto 3.105. 156 le classi coinvolte, ben 80 le commissioni. L'esame prevede un colloquio orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal consiglio di classe lo scorso 30 aprile. Gli studenti hanno avuto un mese di tempo per poterlo sviluppare. Anche quest'anno, per via dell'emergenza sanitaria, non ci saranno prove scritte. Le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi sono state pubblicate insieme alle ordinanze. Ci saranno, ad esempio, lingua e cultura latina e lingua e cultura greca per il classico, matematica e fisica per lo scientifico e così via dicendo per ogni singolo indirizzo. Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali, un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto predisposti dalla Commissione, con la trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il candidato dimostrerà nel corso del colloquio di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica. La durata indicativa del colloquio sarà circa di 60 minuti. Per quanto riguarda il voto, il credito scolastico sarà attribuito fino ad un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l'orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. Continuiamo a parlare di giovani, ma in questo caso lo facciamo dal punto di vista della cronaca. Un tredicenne vittima di un episodio di bullismo scoperto dalla polizia. Purtroppo non un caso isolato, ma un fenomeno in crescita. Un tredicenne prima è stato minacciato da un gruppo di coetanei e poi derubato del cellulare. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha intercettato i presunti autori del gesto, ossia tre ragazzi d'età compresa tra i 13 e i 15 anni. I fatti sono accaduti nella tarda serata dello scorso sabato in un parco ad Arezzo. In seguito alla testimonianza raccolta dagli investigatori e in seguito agli accertamenti effettuati, è stato denunciato il ragazzo più grande del branco, già noto per analoghi episodi di bullismo ai danni di altri coetanei, mentre per gli altri due ragazzi, minori addirittura di 14 anni, è stata fatta una segnalazione al Tribunale dei Minori. Un episodio che parla già da sé e dice molto. Purtroppo le aggressioni da parte di minori ad altri minori, ma anche di giovani appena maggiorenni in vari luoghi della città, negli ultimi tempi, nelle serate di movida e nei lunghi pomeriggi estivi, sono state frequenti. In I numeri parlano chiaro, se è vero che, secondo le analisi degli esperti, almeno il 50% dei giovani in età compresa tra gli 11 e i 17 anni è stata vittima di bullismo ed un buon numero nella stessa fascia autore. Un fenomeno da tenere sotto controllo, ma anche da prevenire attraverso i centri specializzati in ascolto, che anche nell'Aretino non mancano. Episodi di bullismo che peraltro si ricollegano anche alla movida violenta. E adesso la pagina della sanità. I nuovi casi di Covid nel nostro territorio sono solo due, mentre scende la pressione sul San Donato. Anche oggi, come ieri, sono due i nuovi casi di Covid ad Arezzo e provincia e per i quali sono stati effettuati 732 tamponi. I nuovi positivi sono così distribuiti, uno a Bucine ed uno a Castiglion Fiorentino. Continua ad alleggerirsi la pressione sull'ospedale San Donato, nessuno ricoverato in terapia intensiva, sei invece sono le persone in degenza Covid. Intanto prosegue a ritmo serrato la campagna di vaccinazione. Nell'Aretino sono state somministrate 152.459 prime dosi e 68.651 seconde dosi per un totale di 221.110 dosi somministrate.
A meno di un giorno dall'inizio dell'esame di Stato, la ASL Toscana Sud-Est tira le somme sui maturandi che hanno prenotato il vaccino anti-Covid. Da sabato 5 giugno, primo giorno di apertura delle prenotazioni sul portale regionale, sono 4.401 i maturandi tra i 18 e i 20 anni che hanno fissato l'appuntamento per vaccinarsi nelle sedi della Sud-Est. In particolare, in provincia di Arezzo sono stati 1.561 ragazzi ad essersi prenotati. Per chi non lo avesse ancora fatto, sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it è tuttora aperta la sezione maturandi dove potersi prenotare. E continuiamo a parlare di questi temi. In terapia intensiva il primario Marco Ferri ci parla di questo difficile anno e mezzo in corsia. A settembre andrà in pensione, ma ha già organizzato il percorso per un'eventuale recrudescenza del virus. Intanto è entrato nel Consiglio della Misericordia come responsabile della sanità. Fa un certo effetto veramente positivo, a dire il vero, vedere la rianimazione dell'ospedale San Donato semideserta. Ci sono ancora 4 pazienti, lo sappiamo, sono stati negativizzati, quindi, però dottor Ferri, questi mesi sono stati veramente difficili. Sì, sono stati, ormai ne abbiamo parlato tante volte, dei mesi veramente importanti dove è stato messo alla prova un servizio che ha dovuto rispondere ad un qualcosa che non conoscevamo, e anche con una velocità e con una rapidità che non era immaginabile in altri tempi. E quindi vedere come ha risposto tutto il servizio, ma tutti i servizi dell'azienda. Insomma, è stato un momento assolutamente veramente di una unione, diciamo, di queste forze per raggiungere un obiettivo che difficilmente avremmo visto per altre situazioni. Insomma. Dottore, oggi lavorate senza tuta, un po' meglio? È un po' meglio da un punto di vista psicologico, perché dal punto di vista fisico dopo un anno ci fai anche l'abitudine e non è che ti pesa più di tanto. Da un punto di vista psicologico invece cominciamo a vedere questa libertà di approcciarci ad una normalità che è quella che tutti stiamo cercando. Il momento più bello è il momento più brutto? Più brutto è quando muore qualcheduno. In ogni caso è sempre stata una sofferenza per tutti, perché non è accettabile, perché non lo accettiamo mentalmente, perché siamo, lavoriamo in questo ambiente e non possiamo accettarlo. Il momento più bello è quando la gente esce fuori e la rivedi sorridere, oppure ti telefona, oppure ti manda un filmatino o qualsiasi altra cosa. Quelli sono momenti belli. Il Covid si ritira anche dalla pneumologia, che in questi mesi ha visto curare più di 600 pazienti. Adesso gli eventuali malati Covid saranno collocati al piano zero con 17 posti letto. Un altro step importante contro la lotta definitiva al Covid, la pneumologia, così come per malattie infettive, si svuota e finisce l'era del Covid-2. E oggi è una giornata importante, come dicevo anche in precedenza, perché effettivamente in questa area che ha ospitato per tanti mesi il combattimento contro il Covid, ora vuole rinascere, quindi attraverso dei lavori appunto di ristrutturazione essere più disponibile soprattutto per tanti pazienti anche non Covid che hanno patologie respiratorie importanti. Quanti ne avete avuti di pazienti Covid nel suo reparto? Circa 650 pazienti ricoverati da ottobre nella seconda ondata fino a una settimana fa in cui è stato rimesso l'ultimo paziente. E più di 3 volte rispetto a quello che è stato, per quanto riguarda il Covid-2, la prima ondata, in cui effettivamente i numeri erano molto, molto più bassi, e soprattutto, come sappiamo, l'epidemiologia delle caratteristiche delle persone completamente diverse. Abbiamo ospitato in questa camera, ricordo anche il volto di tante persone giovani colpite dal Covid, molte ce l'hanno fatta, qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. L'ospedale si prepara alla nuova normalità, come mi piace chiamarla, quindi una normalità che comunque dovrà continuare a prevedere degli spazi dedicati al Covid finché ce ne sarà la necessità. Quindi noi manterremo un reparto che verrà gestito in collaborazione dagli specialisti che fino ad oggi hanno gestito i malati Covid con 17 letti, e gli altri reparti invece progressivamente, è già partita il reparto di malattie infettive, segue il reparto di pneumologia, progressivamente gli altri reparti specialistici un po' compressi nel periodo dell'emergenza riprenderanno la loro attività e la loro degenza tornerà ad avere i numeri pre-emergenza.
E adesso parliamo un po' di Arezzo, cominciamo a farlo con Piazza Grande, entrare e trovarla addobbata di scudi scintillanti e freschi di restauro emoziona e ci fa entrare in un clima giostresco. Per la giostra in piazza dovremo aspettare fino al 5 settembre, tra pochi giorni iniziano però le 50 ore di giostra su Teletruria, intanto godiamoci la piazza. Tornano al loro splendore, anzi ad uno splendore ancora migliore perché sono stati restaurati e ridipinti gli scudi di Piazza Grande e la decisione dell'amministrazione comunale è di metterli e di installarli proprio oggi in vista di quello che dovrebbe essere stato il giorno di giostra, ricordo sabato 19 giugno, la giostra non si correrà però tutti quanti abbiamo nel cuore l'auspicio di tornare presto invece a emozionarci in questa piazza con i colori della manifestazione nel suo pieno svolgimento, ma intanto a differenza di quello che era successo nel 2020 quando appunto gli scudi non furono apposti in Piazza Grande, oggi si è provveduto a questa operazione come le immagini di Daniele Cionnini vi stanno mostrando anche proprio l'impatto visivo dei colori ritrovati di questi scudi, del lavoro appunto di restauro che è stato fatto in questi mesi, approfittando in questo caso ovviamente per trovarci anche qualcosa di positivo del stop forzato del 2020 appunto per procedere a questa lavorazione. Anche se non si correrà giostra, Piazza Grande è comunque colorata e pronta per le emozioni e l'evento ed è un'emozione entrare in questa piazza e vederla così addobbata. Ed il prestigioso The Guardian ha pubblicato oggi un articolo che ripercorre la marcia di Garibaldi da Arezzo a Rimini con destinazione Venezia. L'autore si è immedesimato nell'eroe dei due mondi e fermandosi ad Arezzo ne ha ammirato le bellezze artistiche e culinarie. Le bellezze di Arezzo raccontate da Tim Parks, firma di spicco del Guardian, in un articolo odierno che ripercorre non solo idealmente la marcia di Garibaldi per arrivare a Venezia. Possiamo essere eroi anche noi, dice Parks, come il generale, insomma, percorrendo parte del percorso di Garibaldi. Dal 1849 a oggi, spiega l'autore, il paesaggio e la tratta che porta a Rimini mantiene un fascino inalterato e la ricompensa è proprio Arezzo. A mostrare il pezzo del Guardian sulla sua pagina Facebook è l'ex assessore Marcello Comanducci ed ex presidente della Fondazione Intour. Il moderno viaggiatore prende il treno da Firenze per arrivare a Arezzo e scopre qui le bellezze del panorama. Il culmine lo coglie però in città, epitome di una regione dove l'arte trionfa sovrana. Citiamo volentieri la traduzione. Prendetevi assolutamente una giornata per dissetarvi di bellezza in questa sublime città. Scene della battaglia di Piero nella Basilica di San Francesco, l'immenso crocifisso di Cimabue nella Chiesa di San Domenico. Mai, scrive l'autore, la sofferenza fu più gloriosa. Tantomeno potreste sperare in una maggiore miscellanea di seduzioni tra la pompa perfetta delle pietre e le ombrose logge di Piazza Grande. Il Guardian prosegue poi elencando la bontà della cucina locale. Per Arezzo si tratta della conferma di valere molto di più di quanto in fondo riesca a vendersi. Intaschiamo la bellissima recensione del Guardian con la speranza che serva a chi promuove la città ad essere più di un fiore all'occhiello, ma una spinta davvero ad una promozione più efficace di Arezzo e del suo magnifico territorio. Partirà il prossimo 13 luglio e si dividerà tra l'Anfiteatro e l'Arena Eden. Ad Arezzo arriva infatti lo Smart Festival, una rassegna dedicata a varie arti. In quest'estate ad Arezzo nasce un nuovo festival, ha scelto l'acronimo di SMART, un festival che vedrà tante associazioni unite. Sì, diciamo, nasce da una sinergia che mette assieme Officine della Cultura, l'Associazione della Filostoccola e la Fondazione Guido d'Arezzo. È un festival multidisciplinare che parte dal teatro, ma ovviamente, come sempre nei nostri casi, mette
mette assieme anche la musica e altre discipline diverse. Come mai questo nome SMART? Ma SMART intanto è un acronimo, Storie, Musiche, Arezzo, Teatro, appunto per quello che facciamo noi, appunto raccontiamo delle storie con il teatro, con la musica, e abbiamo voluto dargli questa connotazione di un festival della città e quindi Arezzo. Quali saranno date e location per questa edizione zero del festival? Cominceremo il 13 luglio dall'Anfiteatro con uno spettacolo di Alessandro Bergonzoni che torna finalmente ad Arezzo, per concludersi l'11 agosto con Enrico Rava e la Jazz Orchestra di Arezzo, Jazz on the Corner. Saranno delle serate speciali perché oltre a questo ci sarà anche dentro la nostra nuova produzione che ha debuttato da poco a Sestri Levante con Margherita Vicari e l'Orchestra Multietnica di Arezzo. Oltre all'Anfiteatro anche l'Arena Eden sarà protagonista di questo festival con tre spettacoli dedicati alle donne, quindi saranno storie per tutte, storie in musica, e sarà un posto dove potremo finalmente, come vedete nel nostro simbolo, rinchinarci e ringraziare già da prima il pubblico che verrà a farci, speriamo, degli applausi. Tempo di rinnovo delle cariche per CNA. Sabato è toccato al presidente territoriale dei pensionati. A ricoprire il ruolo per il prossimo mandato sarà Moreno Carloni. Una vita passata a fare l'orafo e da 40 anni attivo nell'associazione di categoria. Carloni definisce la sua nomina un bell'impegno e tra le prime azioni del suo mandato, spiega, ci sarà quella di smitizzare le voci sarcastiche sulla nostra categoria. E adesso un fenomeno, quello del Parco del Casentino, sempre più ambito da turisti e appassionati della natura. Vediamo. Paesaggi mozzafiato a contatto con la natura. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi anche quest'anno si conferma meta turistica per eccellenza. L'arrivo della pandemia ha infatti cambiato definitivamente il paradigma del viaggio, con le persone che hanno iniziato a prediligere un turismo lento, di prossimità. Proprio per questo, anche nel 2021, il parco è diventata la meta più ambita da italiani, ma anche stranieri, che decidono di vivere giorni di tranquillità all'interno delle splendide foreste. Un successo che ha portato il Parco Casentinese a diventare il terzo parco più conosciuto in Europa. Il sito internet Travel Daily News ha infatti condotto uno studio su quali siano i parchi nazionali europei più noti sul web e dal quale si evince che il Parco Nazionale raggiunge una prestigiosissima terza posizione. Da dati estrapolati dal gestore dei social network del parco si evince infatti che la pagina ufficiale ha 67.000 follower e nel corso del 2020 ha raggiunto oltre 10.500.000 utenti, con 28.600.000 visualizzazioni dei contenuti e oltre 1 milione di interazioni. Il gruppo Facebook ufficiale conta oltre 43.000 iscritti, ci sono oltre 35.500 membri attivi che intervengono sul gruppo. Nel 2020 sono stati postati 9.676 contenuti e ben 87.852 commenti ai medesimi. Infine, il profilo Instagram del parco ha 27.000 follower e nel 2020 ha ottenuto oltre 450.000 like ai contenuti pubblicati, con 12 milioni di visualizzazioni complessive. Questa attività social ha consentito di generare un grande traffico sul web e di conseguenza un ampio interesse verso il nostro parco nazionale, che sta garantendo un'importante conoscenza della nostra area protetta. Quattro eventi artistici per una rassegna nei siti archeologici di Cortona, un modo per vivere la storia antica e le emozioni del teatro contemporaneo. È la terza edizione di teatro archeologico, primo appuntamento domenica 4 luglio. Si accendono i riflettori sulla terza edizione di Teatro Archeologico, la rassegna di teatro in spazi non convenzionali ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Rumor Bianco nei siti archeologici di Cortona. Vice Sindaco, sono luoghi suggestivi ma anche in parte un po' sconosciuti. L'obiettivo è quello di valorizzarli ancora? Assolutamente, è importantissimo farli vivere anche dal punto di vista artistico, proprio con delle performance che investiranno veramente il luogo che appunto sarà lo scenario naturale di questi bellissimi eventi. Ricordiamo appunto il Parco Archeologico e anche Sepoltaglia, che per la prima volta quest'anno viene inserita. E saranno quattro appuntamenti, due a luglio e due ad agosto. Il primo appuntamento sarà il 4 luglio, una compagnia veneta, compagnia che omaggia anche la commedia dell'arte con un Romeo e Giulietta. Ricordiamo il secondo appuntamento invece l'11 luglio
compagnia pluripremiata che sono i Sotterraneo, anche lì ci sarà prima un picnic della musica, e il primo agosto invece è una collaborazione con Sosta Palmizzi, Storia di un nome e della sua ombra, anche questa è una compagnia pluripremiata e di teatro contemporaneo. L'ultimo appuntamento è veramente molto particolare, si salirà a piedi verso Sepoltaglia, dove ci aspetterà uno spettacolo teatrale lungo la strada della musica dal vivo, e alla fine appunto uno spettacolo dedicato a Dante Alighieri. Pasquale Fedele, brigadiere capo in servizio alla stazione carabinieri di Castiglion Fiorentino, è andato in pensione. Questa mattina, visibilmente commosso, ha ricevuto dal sindaco Mario Agnelli una targa a ricordo dei 30 anni di attività a favore della comunità castiglionese. Gli onori ed il ringraziamento di tutti per il congedo del brigadiere Pasquale Fedele, ha detto il sindaco Agnelli, persona attenta, gentile ed altruista, che ha indossato per ben 30 anni la divisa dei carabinieri con orgoglio e onore. E adesso a Lucignano, l'olio di Lucignano ha ricevuto un premio internazionale. Olio della Val di Chiana in evidenza, in questo caso quello di Lucignano, che tiene un riconoscimento importante. In evidenza stavolta il frantoio Cinque Colli, che al concorso internazionale Master of Olive Oil di Monte Carlo si è aggiudicato due riconoscimenti. Primo posto nelle categorie fruttati leggeri e overall, ovvero l'olio che più di tutti ha messo d'accordo i 13 giudici internazionali che componevano la giuria. Il comune di Lucignano ha iscritto il frantoio Cinque Colli al MOIC di Monte Carlo in qualità di comune bandiera arancione del Touring Club italiano. E ad aprile, attraverso un panel test ufficiale della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, è stata compiuta una selezione accurata degli oli da presentare. La quinta edizione del concorso ha visto la partecipazione di 12 diversi paesi con oltre 170 oli presentati. I due premi sono stati ritirati dall'assessore al turismo Stefano Cresti. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Roberta Casini. E prima di chiudere, uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera su Teletruria, dopo il telegiornale, potrete assistere a TV Eventi. Seguirà poi un 9:10 dedicato ad un tema speciale, a seguire Bengodi con Alex Revelli Sorini e Roberto Francini. Al centro della puntata di oggi il turismo esperienziale. La serata proseguirà poi con cronache e commenti, settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. A chiudere Focus con Susanna Cutini. Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio in compagnia della pagina sportiva con Luca Tosi. Arrivederci.